di essere qui con me oggi. Oggi andremo a prendere lavarmi il viso. E io come detergente uso sempre i gel, perché è la consistenza che mi piace di più e che trovo più adatta alla mia pelle. Io ora sto usando questo detergente, gel detergente rinfrescante della Vivi Verde. Io non mi sto trovando male, l'unica cosa che secca un pochino la pelle, però lava bene. Almeno noto la differenza tra quando uso questo o quando sono via, quindi uso un altro sapone. Dopo un po' la mia pelle si sporca molto di più. Ok, e uso la spugnetta.
Ed potessi trovassi tutti i prodotti adatti alla mia pelle, comprerei solo marche simili, perché vi assicuro che i prodotti d'estate al nickel, al cromo, sono meglio per la nostra pelle. Quindi per quanto questa, li avete visti nel roleplay, questa è la Capper Zen qualcosa, non riesco a vederla bene. Ha qualcosa dentro che non ho mai assaggiato, tipo, no, lo so, è stranissimo, sembra quasi rosmarino. Lozione astringente riequilibrante, in realtà è per pelli grasse, quindi vabbè, però io non ho la pelle grassa, però ho questo campioncino. Ok, purtroppo non ho cerotto. Sta trattando molto male la mia pelle in questi giorni perché sono in settimana comunitaria e ho il tempo proprio minimo, cioè per sciacquarmi il viso proprio con l'acqua e per mettermi la crema, quindi vabbè. Allora, quindi lascio un secondo asciugare e vi dico cosa vi vado a mettere adesso. Mi vado a mettere il mio nuovo siero di cui vedrete l'unboxing alla fine di questo video, e che è questo di Little Life Dior Deep Hydration Soft Water Essence. L'ho provato una volta, quindi sinceramente ma neanche tantissimo in realtà, quindi 3 pump servono e il siero lo metto così. Ok, ma questo sono più tantissimo,
Comunque in Germania costa molto meno. Questa in Germania costa 1,60 sempre di base. E quella nera ho visto che in Italia costa 5,70 euro. O almeno dove sono io. Molto molto diverso da quello col cellulare. Quello col cellulare è molto più adattato. Maschere idratante andrò a fare. Questa della Yves Rocher che mi piace tanto, 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 tanto. Quindi, purtroppo non ho il contorno occhi qui, per questo mi voglio fare la maschera. Vedremo com'è. Però vi dico, quelle maschere della Garnier Men non fanno assolutamente niente. Comunque ho visto ora che andava messa in frigo, perché dice che ha un effetto raffreddante. Sensiere, vai a mettere l'esfoliante. Sì, sono pirla. Infatti lo vado a mettere solo sul naso. L'avrei voluto mettere anche sulla fronte, ma amen, mi faccio una ragione. Però sapete cosa hanno queste? Ah, di nuovo sono scema io. Non imparo mai che queste vanno aperte così. Vabbè. Io uso questa. La bocca che ho fatto con miele e zucchero, semplicemente. E vado sulle labbra perché ultimamente sono secchissime e con tantissime pellicine. Lo faccio magari purificante, sfogliante e tutto, però ho pochissimo qui con me, non sono troppo organizzata. E comunque vi consiglio tantissimo, ho esfoliato un po', comunque un pochino la pelle usando la spugna per lavarmi il viso, e la consiglio tanto perché è morbida, però fa un effetto sfogliante leggero, ma che bagnato la crema esfoliante sul naso, è stato più morbido. E comincio con questa maschera idratante.
o meno perché è veloce, quindi lo posso fare anche di mattina volendo, si assorbe bene e la puoi tenere, non devi sciacquarli dopo, lo sciacquo. Secondo me la formulazione è molto simile alla crema. Ok. No, prima mangio lo scrub e mi metto il balsamo alla usato è quello trasparente. Ok. Allora questo lo devo aprire così. Ah, perdonate le unghie, fanno schifo. Vedete questa maschera bellissima di idratazione per le sopracciglia. Ok, noi ci vediamo fra 15 minuti. Ok, andiamo. Togliere la maschera.
Mazzone.